Ciao, questo video probabilmente, se non ho ascoltato bene, sarà un po' controverso. Ed è perché la conta dei carboidrati è sbagliata. O meglio, non è del tutto sbagliata, ma lo è in parte. Ci arriviamo con calma. Questo perché io mi chiamo Emanuele, ho 21 anni, sono uno studente di medicina, ho il diabete da più di 15 anni e ho fatto il professionista per una squadra di ragazzi interamente diabetici, il Team Novo Nordisk. Dicevo, perché la conta dei carboidrati non è del tutto esatta? Devo farti prima una breve introduzione di anatomia perché tu possa capire nel migliore dei modi il perché la conta dei carboidrati non è molto precisa. E ci arriviamo. Quando tu mangi un alimento è composto dai tre macronutrienti, cioè carboidrati, proteine e lipidi. Tutti e tre possono avere di un diverso potere calorico, cioè carboidrati 4 kcal per grammo, proteine 3,75 kcal per grammo, lipidi 9 kcal per grammo. Tutte e tre sappiamo che contribuiscono a dare energia, ok? E questo è una cosa. Il punto è che non vengono degradate tutte insieme queste molecole. Hanno tempi diversi di degradazione. Gli zuccheri iniziano a essere degradati a livello di bocca e terminano la loro degradazione a livello di stomaco. Per quanto riguarda invece, le proteine, queste iniziano a livello di stomaco e terminano a livello di intestino e stesso discorso vale per i grassi. Questo significa che quando dallo stomaco poi si passa all'intestino, gli zuccheri sono stati completamente degradati e possono già essere assorbiti, mentre per quanto riguarda le proteine e per quanto riguarda i grassi, il processo di degradazione di queste due molecole è molto più lungo. Quindi, essendo molto più lungo, specie per i grassi, ci vuole molto più tempo a degradarli. Quindi le energie verranno messe in circolo dopo. Con questo cosa voglio dire? Significa che quando tu fai la conta dei carboidrati, tu in realtà stai valutando soltanto le prime 2 ore. Questo l'ho già spiegato in un video che è sull'indice glicemico, che ti lascio in alto a destra, che spiega come i carboidrati vengono degradati molto rapidamente, mentre proteine e lipidi no. Questo significa che tu, la glicemia, se tu mangi solo lipidi, ok, tu mangiassi un piatto di olio, ok, extravergine di oliva, solo olio prendi, le prime ora la glicemia non ti si alzerà o si alzerà molto poco. Proprio perché è dovuto al fatto che il nostro corpo impiega più tempo a degradare questo tipo di molecole. Una volta che tu avrai degradato queste molecole, avrai un picco che è molto più in là nel tempo rispetto ai carboidrati, che invece è immediato. Questo significa che quindi, quando tu fai la conta dei carboidrati, tu stai calcolando, a parte che calcoli solo i carboidrati a livello calorico e non calcoli anche proteine e grassi. Quindi tu calcoli soltanto le prime 2 ore di glicemia. Ma poi intervengono le proteine, che rappresentano la terza ora, intervengono anche i grassi, che rappresentano la quarta e la quinta ora, in base poi a come è stato il pasto. Questo significa che tu ti puoi andare, tu mangi la pizza, ok? Fai la puntura dei carboidrati precisi della pizza, la glicemia sarà alta al mattino. Perché? Perché intervengono proteine e grassi durante la notte a liberare energia e questo alza la glicemia. Quindi abbiamo capito perché quindi la conta dei carboidrati non è efficace. Perché ti viene detto di fare però la conta dei carboidrati? La conta dei carboidrati ti viene detto di fare per il motivo che riduce la complessità, quindi controlli le prime 2 ore dopo i pasti e dopo 2 ore tu dovresti comunque controllarla. Quindi comunque dopo 2 ore tu stai già misurando la glicemia, cioè dovresti comunque, no, comunque dopo 2 ore tu dovresti misurare la glicemia. Quindi in quel momento lì ti potresti rendere conto che la glicemia sta salendo e a quel punto lì intervenire con l'insulina per evitare che si alzi ancora. Però il fatto che si alzi è matematico, cioè comunque si alzerà dopo i pasti, perché appunto dipende da come il nostro corpo degrada le varie molecole. Se venissero degradate tutte in un colpo solo, faremmo la conta delle chilocalorie e fine del problema. Si può evitare di avere quindi questo effetto ritardato? No, si può però influire su quello che si sta mangiando, cioè su uno specifico pasto. Se io mangio semplicemente la pasta, che sono solo farina e acqua, quindi solo carboidrati, quella roba lì la alza solo per le prime 2 ore. Ovvio, però noi non possiamo andare avanti con solo carboidrati, perché per quanto sia il motore principale del nostro corpo, zuccheri e carboidrati, però devono essere affiancati a una giusta quantità di proteine e giusta quantità di grassi, oltre a vitamine e tutte le molecole che non danno energia. Spero che questo video ti sia stato un aiuto, di averti risolto qualche dubbio che avevi. Per dubbi, domande e perplessità scrivimi qua sotto. Io ti consiglio comunque di iscriverti al canale e mettere mi piace al video per non perderti i prossimi video. Ciao!